Buongiorno a tutti, ci troviamo in Sicilia al Parco Botanico e Geologico con l'Alcantara. Adesso ci faremo una bellissima camminata insieme, vi farò vedere un pochettino il fiume e tutto ciò che c'è da vedere in questo bellissimo parco. Ci troviamo proprio all'ingresso del sentiero panoramico che si articola in due piccoli sentieri, diciamo. C'è un sentiero costituito da un'area preistorica dove facciamo vedere tutti gli animali preistorici che sono realmente esistiti in Sicilia. Poi questo sentiero preistorico si collega successivamente con un sentiero panoramico, appunto dove da balconcini riusciremo a vedere le gole, quindi la conformazione rocciosa delle gole e il fiume che le attraversa. In questo sentiero preistorico. Adesso possiamo vedere alcuni animali preistorici che sono realmente esistiti in Sicilia. Ad esempio qui abbiamo un piccolo rappresentante, abbiamo un piccolo di elefante realmente esistito in Sicilia e le sue dimensioni si aggiravano intorno ai 1,80 m di altezza. La sua statura così bassa era dovuto al fatto che ha subito una sorta di nanismo insulare e quindi questo nanismo insulare ha portato l'elefante a diventare sempre più piccolo. E questo nanismo insulare vale per tutti gli animali che vediamo all'interno di questo sentiero preistorico. Avendo concluso con il sentiero preistorico, adesso ci accingiamo a fare qualche piccola passeggiata all'interno di un sentiero panoramico. Potete già vedere il fiume. Qui ci troviamo proprio sul fiume Alcantara, o fiume Alcantara, meglio ancora, perché è una denominazione araba. Il termine Alcantara deriva appunto dall'arabo e significa il ponte. Proprio perché? Perché il ponte? Perché, come ben sappiamo, la Sicilia è stata soggetta a numerose dominazioni da parte di popoli stranieri, fra cui sono arrivati anche gli arabi, che sono arrivati a Giardini Naxos. Ora, gli arabi dovevano studiare il territorio, quindi cosa hanno fatto? Sono partiti da Giardini Naxos e sono rientrati, seguendo il fiume, all'interno della Sicilia. Ad un certo punto hanno visto un ponte di origine romana, talmente maestoso che riusciva a resistere a qualsiasi piena del fiume. E appunto il termine Alcantara in arabo significa il ponte, e hanno dato appunto questo nome a questo fiume così. E con questa bellissima immagine delle gole Alcantara abbiamo finito la nostra passeggiata all'interno di questo fantastico sentiero panoramico. Adesso che ne dite? Andiamo giù, ci andiamo a bagnare i piedi? Andiamo a vedere quanto è fredda l'acqua? Buongiorno, prima lezione, nomenclatura di Toti la Rosa. Oggi ci troviamo sull'imbarcazione da regata e già troviamo alcune differenze rispetto alle imbarcazioni da crociera, come la prima che ci troviamo davanti è quella del timone. In questo caso abbiamo un timone molto grande che ci permette di poter andare nella parte più esterna dell'imbarcazione e poter avere una visione migliore per regolare e per guardare le nostre vele. Andando subito avanti verso prua ci troviamo il trasto, che è quello là che ci permette di regolare l'angolo del boma della nostra vela principale, che è la randa, e continuando sempre il nostro percorso verso la prua dell'imbarcazione ci portiamo subito a un'altra regolazione, che è quella là del nostro fiocco o Genoa, a secondo quanto è sovrapposto rispetto alle nostre sartie, che sono quei cavi che permettono all'albero di rimanere dritto. E
andando su, lungo la nostra coperta, possiamo trovare l'ulteriore, una cosa simile al trasto dell'Aranda, che è il carrello del Genoa, dove che ti permette anche lui di regolare al meglio e in modo più preciso la nostra vela di prua, sia che sia Genoa o Fiocco. E camminando ancora lungo la nostra coperta ci troviamo tutta la zona di prua, dove in questo momento è pronta per essere issato il nostro fiocco. Eccoci, adesso stiamo inquadrando la tuga. La tuga su questa barca ha molte regolazioni, partendo anche dalle drizze che ci servono a tirar su le vele e a regolare anche la loro tensione lungo la cosiddetta ralinga, che è la parte che viene inferita sia sull'albero, che in questo caso è in carbonio, che sul nostro strallo di prua. E per regolare queste vele, per tirarle su e per tenerle anche bloccate, abbiamo winch e stopper. E per regolare e issare le nostre vele abbiamo il winch, che è questa campana. In questo caso è un oggetto molto interessante perché ha una doppia campana, in modo da ridurre al massimo, da gestire anche nel modo più preciso la tensione delle nostre vele. Poi abbiamo gli stopper, che invece ci permettono di poter bloccare la nostra drizza per evitare che si molli durante la navigazione. A Ustica, per le tue vacanze, scegli Residence Timeo della famiglia Pizzurro. Appartamenti bilocali, monolocali e più posti, siti nel centro storico e residence in altre contrade panoramiche. I Residence dispongono di tutto ciò che necessita per trascorrere benissimo le giornate, oltre a un'area attrezzata a mare a Punta Spalmatore. Per informazioni e prenotazioni telefonare al 339 79 11 564 o al diretto 333 30 53 824. www.residencetimeo.it. Redfish, il pescato direttamente dal mare al pronto cuoci. Grazie ai 40 anni di esperienza nel settore, oggi è possibile avere la qualità del pesce fresco ad un prezzo giusto. Perché Redfish con i suoi pescherecci assicura una filiera corta che permette di abbattere i prezzi assicurando qualità e convenienza. Redfish, qualità e convenienza sulle nostre tavole. A Catania, la Grande Cina. La Grande Cina, il più grande negozio della città, dove troverete tutto e di più. Dall'abbigliamento alla pelletteria e calzature, dall'intimo al casalingo, dall'elettronica a tutto ciò che cercate. La Grande Cina, dove tutto costa meno e tutto è qualità. La Grande Cina vi aspetta a Catania in via Quicella Porto 9, inizi lì di Playa, con ampio parcheggio. Il Regno del Giocattolo SRL, leader nel settore del giocattolo, arredo ville e giardino e tutto per esterni, festeggia con voi 40 anni di attività, proponendo lo sconto del 40% su EMU, Gran Soleil ed altro ancora. Vasto assortimento di biciclette, auto elettriche e moto. Vi aspettiamo a Catania in via Passo Gravina 150. Info 095 33 30 44 e 095 33 48 00. Nuova Peugeot 208 GT, trentesimo anniversario. Peugeot. Nautica Sport, la nautica da diporto a Catania. Nautica Sport, dal 1958, da sempre in mare con voi.
concessionario motori fuoribordo Honda Marine, gommoni BWA Nautica, Tender Zodiac, inoltre Aquafan, carrelli e accessori nautici per rendere sicure le vostre imbarcazioni, Nautica Sport, carte nautiche, strumenti da carteggio, editoria e narrativa nautica. Nautica Sport, via Principe Nicola 18C, telefono 095 38 31 78, www.nauticasportsrl.it. CrazyTime.it, la tua orologeria di fiducia, concessionaria delle migliori marche, specializzata in orologi tecnologici multifunzioni e moda per tutti i tipi di agonismo sportivo, eleganti, raffinati, adatti per ogni occasione e per ogni età. Troverai inoltre un vasto assortimento di cinturini, batterie delle migliori marche, assistenza, riparazione e manutenzione durante e fuori garanzia. Crazy Time, dal 1975 a Catania, in corso delle Province 35. Buongiorno, siamo ad Ustica. Io sono Jonathan Cecchi, il titolare del Diving Center Ustica. Come tutte le mattine ci prepariamo a immergerci nelle meravigliose acque dell'isola. Adesso abbiamo preso le bombole alla ricarica. Come tutte le mattine assembliamo i gruppi in banchina, carichiamo i gruppi in gommone e partiamo questa mattina per la Secca della Colombara. La Secca della Colombara è uno dei siti sicuramente di maggior rilievo dell'isola. Parte da una profondità di pochi metri, ha il cappello a pochi metri, che è la punta, la sommità, di 1,50 m, fino alla profondità di 40-45 metri, che sono le pareti circostanti la secca. Sicuramente ricca di flora e fauna, quindi molti barracuda, molte cernie, dotti, possiamo incontrare delle grosse ricciole. La parete nord dell'isola è completamente ricoperta di spugne, Astroides e Parazoanthus, ed è inclusa la Secca della Colombara tra i 100 siti migliori del mondo. Dopo Punta San Paolo troviamo Punta Galera, che si riconosce facilmente da questo lembo di terra che divide queste due calette. Punta Galera è uno dei siti polivalenti dell'isola, lì puoi spaziare le immersioni in come vuoi. Abbiamo un fondale basso dove puoi dedicarti o ai battesimi del mare o ai corsi open water del primo livello. Ha una grotta che si trova a 42 metri, che l'ingresso della grotta è della Grotta dei Gamberi, la famosissima Grotta dei Gamberi. Ha un'immersione semplice che si fa sui 20-25 metri, costeggiando una parete. E Punta Galera è semplice incontrare delle grosse cernie, del pesce di passaggio come ricciole e anche dei tonni di passaggio. Dei grossi saraghi e anche la microvita è molto bella andare a vedere, quindi dei nudi branchi come cratene, flabelline, cromodori di dipinti, dori di argo e poi queste pareti anche piene di Astroides e Parazoanthus molto molto belle. A Ustica, per le tue vacanze, scegli Residence Timeo della famiglia Pizzurro. Appartamenti bilocali, monolocali e più posti, siti nel centro storico e residence in altre contrade panoramiche. I residence dispongono di tutto ciò che necessita per trascorrere benissimo le giornate, oltre a un'area attrezzata a mare a Punta Spalmatore.
Per informazioni e prenotazioni telefonare al 339 79 11 564 o al diretto 333 30 53 824. www.residencetimeo.it. Redfish, il pescato direttamente dal mare al pronto cuoci. Grazie ai 40 anni di esperienza nel settore, oggi è possibile avere la qualità del pesce fresco ad un prezzo giusto. Perché Redfish con i suoi pescherecci assicura una filiera corta che permette di abbattere i prezzi assicurando qualità e convenienza. Redfish, qualità e convenienza sulle nostre tavole. A Catania, la Grande Cina. La Grande Cina, il più grande negozio della città dove troverete tutto e di più. Dall'abbigliamento alla pelletteria e calzature, dall'intimo al casalingo, dall'elettronica a tutto ciò che cercate. La Grande Cina, dove tutto costa meno e tutto è qualità. La Grande Cina vi aspetta a Catania in via Quicella Porto 9, inizi lì di Playa, con ampio parcheggio. Il Regno del Giocattolo SRL, leader nel settore del giocattolo, arredoville e giardino e tutto per esterni, festeggia con voi 40 anni di attività, proponendo lo sconto del 40% su EMU, Gran Soleil ed altro ancora. Vasto assortimento di biciclette, auto elettriche e moto. Vi aspettiamo a Catania in via Passo Gravina 150. Info 095 33 30 44 e 095 33 48 00. Nuova Peugeot 208 GT, trentesimo anniversario. Peugeot. Nautica Sport, unico negozio dove potete trovare l'oggettistica in stile marina, idee regalo per gli amanti del mare e le sue storie. Nautica Sport, riproduzioni fedeli di storici velieri, barche da pesca, lumi e lampade della tradizione marinara e tanti altri strumenti e oggetti che ricordano le meraviglie del mare. Nautica Sport, via Principe Nicola 18C, telefono 095 38 31 78, www.nauticasportsrl.it. Sono Vincenzo, ci troviamo a Punta Cavazzi, a Ustica, nell'unico, diciamo, area attrezzata dell'isola, un posto bellissimo dove c'è il faro, una piccola spiaggia attrezzata, è l'unica area, diciamo, dove c'è un minimo di sicurezza anche per i bagnanti, un primo soccorso, abbiamo un piccolo chioschettino sul mare, dove c'è un bar, sono dei ragazzi simpaticissimi, dove trovate anche dei prodotti del vino locale anche di Ustica, potete degustare un ottimo vino. Punta Cavazzi è, diciamo, una delle poche aree accessibili dalla terra al mare, e infatti è, diciamo, che è molto frequentata anche sia dai giovani il pomeriggio per gli aperitivi, ma anche dalle famiglie di giorno, perché essendo l'unica spiaggia attrezzata facilmente accessibile dalla terra al mare è molto comoda. Il resto dell'isola è accessibile in barca, quindi diciamo che è facilmente viene frequentata da molti bambini, come si può vedere, anche da molte famiglie. E si possono fare gli aperitivi al tramonto, le si fanno anche delle belle giornate, belle serate di musica. E c'è un tramonto mozzafiato, perché il tramonto l'abbiamo da questo lato che siamo a Ponente. E niente, buona estate e vi aspettiamo, cosa gli vuoi dire.
Ammazzato una zanzara. Dunque noi siamo due dei cinque soci che hanno avuto questa brillante idea di aprire questo posto che sembrava mancasse in questa isola meravigliosa che si chiama Red. Red, rosso come il tramonto e come la passione, come la passione, come vabbè. E quindi è nato perché l'anno scorso tu sei venuto qui per suonare. La gestione era un altro, il nome del posto era un altro. Abbiamo capito che questo posto aveva bisogno di musica. E ci siamo uniti noi, io che sono un percussionista palermitano, Massimiliano che è un altro percussionista romano ma che viene a Ustica da 45 anni. E insomma, siccome la situazione andava bene, era stimolante, abbiamo provato a gestire questo posto. Esatto, non abbiamo mai fatto ristorazione, ci siamo ovviamente rivolti a dei professionisti, altrimenti avremmo fatto un disastro e quindi forse lo stiamo facendo. Forse lo stiamo facendo, ma la gente sembra apprezzare questa disorganizzazione meravigliosa e quindi abbiamo dei momenti in cui ci sale il panico e altri momenti in cui siamo felici di quello che stiamo creando. Questo posto è unico. Per questo posto cerchiamo di dare a questo panorama la giusta risposta. Non è facile, però ce la stiamo mettendo tutta.